Io mi chiamo Manca Maria Luisa, e sono psicoterapeuta e all'interno del Santa Maria Bambina mi occupo di vari settori. Uno, diciamo, dei più importanti è quello della famiglia e quindi io cerco di capire intanto quali sono le risorse che la famiglia del nostro paziente ha e quelle che possiamo invece ampliare all'interno del centro proprio in virtù del percorso di riabilitazione che deve fare il nostro paziente. Quindi la famiglia è un punto centrale. Perché? Perché partiamo dal presupposto che quando c'è un componente della famiglia che sta male, tutta la famiglia ne risulta influenzata. Quindi il primo passo è capire se possiamo sensibilizzare la famiglia a partecipare al percorso di riabilitazione. Il familiare verrà addestrato da tutta l'equipe della riabilitazione a imparare a gestire tutte le situazioni che si verranno ad affrontare all'interno del percorso. Questo addestramento, questa formazione, lo chiamiamo così, comprende sia tutte le attività assistenziali, quindi anche l'alimentazione o le piccole attività di igiene, l'affiancamento per quanto riguarda i disturbi comportamentali oppure l'addestramento per l'orientamento del nostro paziente confuso e quindi tutte quelle attività che appunto possono compensare e anzi coadiuvare le attività che noi operatori facciamo giornalmente con il paziente. E un altro settore di cui mi occupo appunto sono i problemi comportamentali dei pazienti che sopraggiungono alle gravi cerebrolesioni. Anche un altro settore importante è la psicotraumatologia, evitare che i ricordi di quegli eventi traumatici possano incidere sulla presente, quindi avere una mente pulita, tranquilla, pensare che tutto è passato ti può dare una migliore aderenza a quello che è l'attività riabilitativa attuale.